Buon pomeriggio. Benvenuti a Medicina alla portata di tutti, Monfalcone in salute. Oggi parleremo di malattie legate all'esposizione dell'amianto. Ci racconteranno questo intervento il professor Corrado Negro, docente di medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Trieste, responsabile del Centro di Formazione e Ricerca per la Prevenzione negli Operatori di Servizio Sanitario Regionale, di ASUGI. Il dottor Fabio Giuseppe Vassallo, dirigente medico dell'SSD di Pneumologia Gorizia Monfalcone, presidente della Commissione regionale Friuli Venezia Giulia Amianto, e il dottor Paolo Barbina, direttore del Centro regionale unico Amianto CRUA. Prego, professor Negro, a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Il mio compito è introdurre un argomento molto sensibile per le nostre regioni, in particolare per l'area giuliana e isontina. Da anni abbiamo cercato di affrontare la problematica con il coinvolgimento di molti professionisti della salute e della prevenzione. Ho quindi coinvolto e ringrazio per la loro collaborazione il dottor Vassallo e il dottor Ardina. L'amianto è conosciuto anche con il nome di asbesto, è un minerale presente in molte parti del globo, si ottiene facilmente dalla roccia madre, in genere in miniere a cielo aperto. La sua struttura fibrosa gli conferisce alta flessibilità, resistenza al fuoco, al calore, all'azione di agenti chimici biologici, all'abrasione e all'usura. Si è registrato un enorme utilizzo. A metà del secolo scorso sono stati utilizzati milioni di tonnellate in un'ampia gamma di prodotti e in varie attività industriali. Puro o miscelato per sfruttarne meglio le caratteristiche chimico-fisiche, è stato utilizzato praticamente perché all'epoca non avevamo a disposizione materiali alternativi che offrissero analoghe caratteristiche. Già all'inizio del Novecento si segnalano i primi possibili effetti nocivi collegati alle attività lavorative legate all'esposizione all'amianto. Negli anni 60 e 70 sono state segnalate le possibili azioni cancerogene nei minatori del Sudafrica e lo IARC lo ha incluso praticamente nelle sostanze ritenute cancerogene per l'uomo. Negli anni 70 e 80 si è diffusa in tutti i paesi industrializzati del mondo occidentale la necessità di interventi preventivi. E quindi nel 1992 è intercorsa anche nel nostro paese la legislazione che fa cessare l'impiego, la commercializzazione e l'uso dell'amianto. Quindi sono iniziate delle azioni che sono state legate praticamente all'incapsulamento, alle bonifiche e fondamentalmente quello che abbiamo cercato di fare è gradualmente sostituirlo con altri materiali. Già dagli anni 70 utilizzavamo lana di roccia, filamenti di vetro. In seguito, negli anni 90, anche le fibre artificiali plastiche, propilene, Kevlar, Gore-Tex e le fibre naturali come quelle cellulosiche. Per cui fondamentalmente oggi siamo in grado di non avere più praticamente questo tipo di sostanza. La pericolosità dell'amianto è legata alla dimensione delle fibre. Voi vedete qui che le fibre praticamente sono 1000 volte più piccole di un capello, per cui fondamentalmente questa facilita il fatto che possano penetrare nel nostro organismo. Quando penetrano nel nostro organismo, le nostre cellule di difesa cercano ovviamente di fagocitarlo e di renderlo innocuo. Però purtroppo, data la incorruttibilità dell'amianto, queste cellule non hanno purtroppo successo. E quindi troviamo praticamente nei laboratori esposti e anche nella popolazione in generale quelli che noi chiamiamo corpuscoli dell'asbesto, cioè delle fibre che sono
circondate da materiale organico che cerca di renderle attive. Le malattie, ovviamente, che sono legate all'esposizione all'amianto sono delle malattie principalmente di tipo respiratorio, che colpiscono quindi i polmoni, e ci sono delle malattie che colpiscono specificamente la pleura e i mesoteli. Quindi abbiamo delle malattie che si chiamano placche pleuriche, delle malattie interstiziali che si chiamano asbestosi, delle malattie neoplastiche che sono il carcinoma del polmone, il mesotelioma pleurico e peritoneale e anche dei carcinomi gastrointestinali. L'Italia sicuramente è uno dei paesi maggiormente colpiti da questa epidemia di malattie amianto correlate, proprio in conseguenza del suo grande utilizzo. Sappiamo che oggi è vietato in quasi tutti i paesi sviluppati, ma in molti paesi in via di sviluppo viene ancora utilizzato. Le complicanze più temute, le patologie più temute sono il mesotelioma e il tumore della pleura. Il primo perché può insorgere anche dopo esposizione a dosi basse, e il secondo per la sua grande diffusione nella popolazione generale. Le più frequenti patologie che riscontriamo, per fortuna, sono delle patologie benigne, come le placche pleuriche. Sicuramente molto importante dal punto di vista preventivo è analizzare l'interrelazione che esiste tra amianto e fumo di sigaretta. Sappiamo che l'azione di promozione della salute per agevolare la dismissione è molto importante in tutti, ma sicuramente è molto importante in coloro i quali sono stati esposti all'amianto. Fortunatamente i dati che abbiamo dicono che risulta basso il numero di fumatori attuali e la maggior parte degli ex esposti all'amianto sono ex fumatori. Purtroppo, nonostante le azioni preventive che abbiamo cercato di mettere in atto, pochi casi hanno manifestato, ma soprattutto perseguito il percorso di disosservazione. Quello che ora cercherò di analizzare insieme con voi è quello che noi facciamo dal punto di vista del registro mesoteliomi. Il registro mesoteliomi è un registro che classifica tutti i casi di mesotelioma a livello nazionale. Quindi ci sono dei centri operativi regionali, quello del Friuli Venezia Giulia, lo dico io, ed è qui nel Luco di Medicina del Lavoro, che con l'anamnesi, la revisione delle cartelle, gli esami di anatomia patologica, eccetera, cerca di dare una definizione diagnostica della patologia, ma soprattutto della valutazione dell'esposizione. Questi dati poi sono depositati su un apposito database nazionale che è chiamato appunto RENAM, cioè Registro Nazionale Mesoteliomi. I dati che abbiamo registrato nella nostra regione finora sono tantissimi, cioè 1580 casi. Il nostro registro è dal 1995 che è attivo, però purtroppo registriamo sempre quasi una cinquantina di casi all'anno. Esiste una importante differenza di genere, cioè i maschi sono molto più colpiti delle femmine. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sicuramente la fascia costiera, cioè l'Isontino e la Venezia Giulia, sono le zone più colpite da questo tipo di patologia. L'esposizione, come vedete, è nei maschi nel più del 80% di origine lavorativa, mentre nel genere femminile abbiamo anche le esposizioni che possono essere di tipo domestico e ambientale. Vedete che c'è le mansioni più coinvolte sono nei laboratori navali, e infatti l'industria metalmeccanica e navalmeccanica sono le prime seguite dall'edilizia,
mentre nelle donne le industrie più frequentemente dove sono state esposte sono appunto il settore tessile, quello della manutenzione e pulizia e i servizi per la navale meccanica. Molto importante è anche l'esposizione di tipo domestico. Vediamo che in moltissimi casi, soprattutto negli anni 60, tornavano a casa con gli abiti sporchi di questo minerale e purtroppo hanno esposto anche i loro familiari. Vedete che diversi sono i gradi di parentela. Nella maggior parte dei casi sono mogli, però purtroppo è successo anche che sono stati esposti figli, sorelle, e quindi l'esposizione è durata sicuramente per molti decenni. E oggi registriamo dei mesoteliomi anche in questi casi. Le prospettive future per quanto riguarda praticamente questo tipo di patologie sicuramente sono quelle di comunicare, dire la pericolosità dell'amianto e dire che oggi siamo in grado di non utilizzarlo assolutamente. Quindi bisogna usare degli strumenti di informazione e oggi siamo qui anche per questo, verso tutti, verso gli ex esposti, la cittadinanza, le associazioni di categoria, i patronati e il Sistema Sanitario Nazionale. Abbiamo messo in atto e abbiamo dei protocolli preventivi, diagnostici e di sorveglianza e abbiamo dei protocolli di riconoscimento degli esposti. Molto importante è sviluppare la ricerca per approfondire studi sull'uso di markers biologici e genomici che ci aiutino nella diagnosi precoce di queste patologie. Vi ringrazio per l'attenzione e passo ai miei colleghi. Grazie Corrado. Passo la parola adesso al dottor Fabio Giuseppe Vassallo. Prego Fabio. Buongiorno a tutti. Sono molto onorato di far parte di questa manifestazione, di questo momento di comunicazione alla popolazione con un argomento così importante. Sono onorato anche di condividere il momento con due colleghi con cui lavoro molto bene, sono il professor Corrado Negro e Paolo Barbina. Io vi parlerò di quello che è il registro degli esposti amianto e il percorso che la Regione ha voluto approntare per i soggetti esposti in questa Regione. Un percorso che è un unicum a livello nazionale. E questo è emerso dal Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro che si è tenuto a settembre del 2019 a Trieste ed è una cosa di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. È stato già detto come la nostra regione sia stata quella che ha pagato un tributo molto, molto alto alle malattie asbesto correlate, in particolare al mesotelioma pleurico. Tra l'altro, mesotelioma di cui è certa la correlazione con l'esposizione professionale per la stragrande maggioranza dei casi. Tra i tumori professionali, di origine professionale, quindi da esposizione in ambito professionale, le forme dovute all'amianto sono quelle più importanti, quelle che rappresentano la stragrande maggioranza, la quasi totalità. Distinguiamo però il mesotelioma pleurico maligno come un tumore di per sé molto raro nella popolazione generale, quindi in condizioni spontanee, però ha un'altissima frazione eziologica occupazionale. Di contro il tumore polmonare, per la quale l'interferenza e la correlazione a un'esposizione d'asbesto è più difficile da valutare, anche perché è spesso associata a un fattore di rischio che è il fumo di sigaretta, che è il principale, però il tumore polmonare è un tumore con un'incidenza molto alta. Quindi vuol dire che noi potremmo avere più tumori polmonari legati all'amianto come cofattore o come fattore anche principale rispetto a quanti mesoteliomi. È stato detto anche
come il numero di questi mesotelomi negli anni non si sia ridotto nella nostra regione, ma sia sempre costante intorno a una media di 50 casi all'anno. È stato anche detto come c'è una netta prevalenza del sesso maschile come tumori professionali rispetto a altre esposizioni, domestico ma anche ambientale. La pleura, essendo questo mesotelioma un tumore che interessa le sierose, quindi sia pleura che peritoneo, che sono tutti quei foglietti che avvolgono questi organi, quello della pleura costituisce la stragrande maggioranza, quasi il 94%, mentre il peritoneo poco meno del 6%. Altre forme molto più rare sono quelle del pericardio, della tunica vaginale, del testicolo. Facciamo riferimento ai criteri di Helsinki per la diagnosi delle malattie asbesto-correlate e alcuni parametri, alcuni concetti importanti dobbiamo qui enunciarli, ovvero non esistono al momento possibilità di eseguire uno screening per il mesotelioma. Quindi le indagini che noi possiamo fare le facciamo in relazione a una valutazione clinica e funzionale, però non abbiamo un mezzo attuale che ci consenta di andare a fare una diagnosi precoce di mesotelioma e speriamo che la ricerca riesca a darci risultati in questi termini. Dall'altra parte però abbiamo evidenze che nell'ambito del tumore polmonare gli screening con la TAC del torace a bassa dose dà una possibilità di migliorare la sopravvivenza di questi soggetti in cui andiamo a diagnosticare tumori in fase precoce. Naturalmente questi studi sono stati condotti su fumatori esclusivamente, quindi la possibilità invece di eseguire studi su questo tema in fumatori con anche con presente fattore espositivo professionale o non professionale di asbesto, esposizione asbesto, potrebbe darci dei risultati favorevoli. E c'è un gruppo di lavoro in regione che si sta occupando di questo. L'altro aspetto fondamentale del monitoraggio di questi soggetti è la valutazione naturalmente dei questionari per valutare e quantificare l'esposizione professionale. Questo viene fatto in regione da persone assolutamente qualificate, quindi medici del lavoro, che sono in grado di valutare effettivamente queste esposizioni anche al di fuori di determinati ambiti lavorativi noti. È importante la valutazione funzionale del paziente con la spirometria globale, quindi completa, con anche la diffusione alveolo capillare che consente di valutare iniziali stadi di fibrosi polmonare, che è un'altra condizione associata. Per quanto riguarda la radiografia del torace, questa che viene comunque eseguita di routine nel follow up e quando il soggetto lo richiede, l'attacco del torace è risultata sicuramente più determinante e molto più utilizzata, in particolare nella nostra regione. Veniamo quindi al percorso. La regione, considerando questi elementi epidemiologici locali, ha voluto proseguire e implementare il percorso socio-sanitario del soggetto esposto ed ex esposto ad amianto, creando questa commissione che è una estensione, un'emanazione dell'area di promozione salute e prevenzione della Direzione Generale Salute, a cui afferiscono tutte le strutture, il CRUA, diretto dal professor Barbina, l'unità clinica assistenziale di medicina del lavoro, il COR, quindi il centro di osservazione dei mesoteliomi di cui abbiamo sentito parlare, e tutte le strutture di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La Commissione Regionale Amianto ha una caratteristica di multiprofessionalità, quindi esprime professionalità in ambito clinico assistenziale, ma anche porta avanti quelli che sono le istanze delle associazioni di pazienti, delle sigle sindacali principali, e ha un ruolo di monitoraggio del percorso
propositivo per quanto riguarda le istanze dell'associazione, l'abbiamo detto, ma anche le valuta proposte di ricerca che vengono presentate. Naturalmente si occupa di promozione e, diciamo, nella versione attuale, nella composizione attuale, ha anche una valenza ambientale con referenti dell'ARPA e dell'assessorato all'ambiente e energia. Quali sono i punti chiave di questo percorso esposti? Innanzitutto il ruolo chiave del medico di famiglia che indica, che individua in qualche modo i soggetti a rischio che abbiamo sentito ex esposti lavorativamente, ma anche i loro familiari. Adozione di un tesserino che attiva un'esenzione che dà diritto a eseguire gratuitamente su richiesta alcune indagini, vedremo quali. Adesione naturalmente su base volontaria. Questo è il tesserino. Chi può iscriversi al registro amianto? Si può iscrivere un soggetto che ha una pregressa esposizione professionale, ma anche i coniugi o conviventi di ex esposti già iscritti, oppure coniugi e conviventi di soggetti affetti da patologia amianto correlata certificata. Questo è il percorso, la flowchart del percorso, per cui il soggetto che ne fa richiesta o per motivi clinici, quindi che ha un bisogno di salute oppure vuole semplicemente eseguire un monitoraggio, ha la possibilità di eseguire una visita di medicina del lavoro, una radiografia del torace, una spirometria, dalle quali poi può progredire, diciamo, nelle indagini se queste sono richieste. Questi non sono dati aggiornatissimi, ma mostrano come gli iscritti al registro esposti attualmente siano più di 10.000, quasi 12.000. C'è una netta prevalenza di soggetti sesso maschile rispetto alle femmine e l'area Giuliano Isontina è quella molto più rappresentata. Questo non vuol dire che nelle altre aree non ci siano esposti all'amianto, vuol dire che naturalmente gli effetti di questa esposizione sono stati più evidenti, eclatanti in quest'area, ma nei tessuti produttivi, industriali, come per esempio l'area di Pordenone, sicuramente abbiamo dei potenziali soggetti che sono stati esposti, che andrebbero indagati. Questa è la suddivisione per aziende sanitarie di appartenenza, esposizione e genere. Vedete come c'è una netta prevalenza nell'area di esposizione professionale. La seconda tipologia di esposizione è un'esposizione di tipo familiare nell'azienda isontina, nell'area isontina, mentre l'area giuliana è di tipo ambientale e questa è una differenza. L'età, nelle fasce, diciamo, d'età in cui sono iscritti questi esposti, sono prevalentemente dai 66 anni e oltre, quindi diciamo una fascia d'età più avanzata. Anche se nell'ultimo periodo osserviamo un'iscrizione anche di soggetti più giovani che hanno magari un genitore, un papà che si ammala di patologie asbesto correlate. L'esposizione domestica, abbiamo detto, è più alta nell'area isontina, mentre quella ambientale in quella triestina. Quindi andrei a concludere. Cosa ha prodotto questo programma di sorveglianza sanitaria nell'ex esposto? Sicuramente una maggior accessibilità ad accertamenti, e questo non è una cosa da considerare poco in un ambito di progressiva contrazione delle risorse sanitarie. Un miglioramento dei percorsi sanitari, cosiddetti PDTA, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, che dovrebbero essere sempre soggetti a revisioni continue in relazione alle evidenze che via via la scienza produce. Miglioramento della comunicazione tra professionisti, questo è un dato molto importante, perché forse qui noi possiamo migliorare molto la nostra attitudine. Promozione anche degli stili di vita e prevenzione, come abbiamo sentito, perché in queste valutazioni, in queste visite di prevenzione, viene comunque fatto riferimento a migliorare gli stili di vita, il fumo di sigaretta, l'attitudine al movimento e la cessazione del fumo di sigaretta e anche le vaccinazioni antinfluenzali. Favorire quindi una diagnosi di patologia di asbesto correlata,
e favorire anche il riconoscimento di patologie professionali. In questo proposito voglio dirvi che la Commissione Amianto nell'ultimo periodo ha intenzione e ha gettato un ponte verso l'INAIL con il quale vorrebbe intavolare un tavolo tecnico per migliorare i percorsi di riconoscimento. Tenete presente che rispetto alla media nazionale le patologie asbesto correlate nella nostra regione hanno un grado di riconoscimento decisamente superiore da parte dell'INAIL. E con questo io vi ringrazio molto e vi saluto. Grazie mille Fabio per il tuo intervento e adesso passerei la parola al dottor Barbina. Io ringrazio di avermi invitato, saluto il professor Negro e il dottor Vassallo, così con cui collaboro ormai da anni in maniera molto fattiva su questa materia. Molte cose l'hanno già dette loro e per cui non mi soffermerò, racconterò un po' quello che fa il CRU al Centro Regionale Amianto, che da anni svolge oltre i tre quarti della sorveglianza sanitaria a livello regionale. Fondamentalmente l'attività la divido sempre in tre filoni, che poi vado a spiegare meglio, che sono la sorveglianza sanitaria, il filone già trattato molto bene dal dottor Vassallo dell'iscrizione al registro regionale, e l'attività di informazione, che poi vedremo che cosa significa. La sorveglianza sanitaria si svolge secondo due grandi filoni. Uno è l'invio tramite ricetta medica del medico curante di uno specialista e una prenotazione al CUP, esattamente come in qualsiasi ambulatorio ospedaliero di questa regione. Il CRU ha due ambulatori, uno a Monfalcone presso l'ospedale San Polo e uno a Palmanova presso il distretto nell'ex ospedale, nell'ospedale vecchio di Palmanova, dove vi è il distretto di Palmanova. Poi l'altra cosa è la consulenza nei reparti, cioè noi veniamo chiamati direttamente presso quattro nosocomi fondamentalmente, Gorizia, Monfalcone, Latisana e Palmanova, per fare una consulenza direttamente al malato quando un ricovero, indipendentemente dal reparto, porta a una diagnosi di patologia amianto correlata, soprattutto di carattere oncologico, cioè non ci sarebbe il tempo magari di fare correttamente bene il nostro lavoro aspettandone una dimissione. Questi sono i due grandi filoni della sorveglianza sanitaria. Ha detto bene Fabio che le malattie non stanno calando, cioè si aspettava che iniziasse a diminuire, ma invece ancora oggi circa tra un quarto e il 30% dei casi che noi vediamo ogni anno portano alla diagnosi di un nuovo caso di malattia amianto correlata. Una grande fetta di questi sono placche, circa i tre quarti, i restanti casi sono di mesotelioma o tumore polmonare, rari casi sono tumore della laringe e altri tumori, come evidenziato dal professor Negro, quelli gastrointestinali ad esempio. L'iscrizione, già stato detto, l'ha detto il dottor Vassallo, viene fatta per i residenti in Friuli Venezia Giulia che devono documentare o di aver lavorato in presenza d'amianto. È brutto da dirsi, ma oggi, soprattutto nel territorio della Bassa, che va da Muggia a Lignano, è relativamente facile perché noi conosciamo grandi realtà industriali che hanno lavorato con amianto al loro interno. Non li faccio i nomi, ma la navalmeccanica è stata citata in largo e in lungo, ricorderei anche la chimica, ma se mi sposto leggermente più a nord, soprattutto nell'Isontino, il grande tessuto delle industrie tessili con l'esposizione delle donne. Molto spesso quando troviamo un caso, ma anche questo ci è stato detto, noi proponiamo l'iscrizione ai familiari, sia che fossero conviventi come le mogli, ma anche dei figli che molto spesso magari non abitano più lì, ma se abitano ancora in regione, li chiediamo di iscriversi al registro perché sono in aumento i casi che noi troviamo nei figli che magari oggi hanno circa 50 anni, a cui troviamo purtroppo delle patologie amianto correlate. Se abbiamo detto della sorveglianza sanitaria e dell'iscrizione, veniamo al capitolo delle informazioni, che è il capitolo forse meno conosciuto e che ha tanti rivoli che si sono sviluppati nel tempo.
Informazioni che ne diamo telefoniche anche, abbiamo un numero di telefono che è 0481 48 76 27, vediamo di persona, anche se purtroppo da un anno e mezzo a sta parte la pandemia ci impedisce di darle tanto di persona, per cui diciamo la gente è sempre di contattarci. Ovviamente gli spieghiamo quali sono i percorsi per accedere alle visite mediche, quali sono i percorsi per iscriversi al registro, ma soprattutto diamo informazioni su due aspetti. Da un lato è come segnalare la presenza di amianto. La gente non sa quasi mai dove rivolgersi, come segnalare che c'è amianto. È vero che molto spesso lo fanno riferendosi alla propria proprietà, ma alle proprietà altrui. Però il fatto che lo segnali aiuta a rimuoverlo, e questo è estremamente importante in un'ottica di riduzione del rischio. La Regione ha fatto volare dei droni che hanno fotografato la realtà e abbiamo visto che purtroppo la realtà delle coperture in Ethernet è ancora estremamente diffusa. Ci sono alcuni comuni che sono stati oggetto di target e sono stati poi iniziati dei lavori per indicare e anche finanziati per intervenire e rimuovere, il cui in questo caso può aiutare le persone che ne facciano richiesta su come, sia come segnalare sia come anche accedere a questi fondi. L'altra cosa, è stata detta estremamente importante, ha detto sia il professor Negro che il dottor Vassallo, è quello di far conoscere qual è la realtà. Noi organizziamo periodicamente, almeno due volte all'anno, ci stiamo riuscendo con estrema fatica, anche in questo periodo, usando le videoconferenze, e condividendo tutte le informazioni con i patronati e le associazioni ex esposti, condividendo con loro, qualora vi siano problemi generali, anche la risposta. Abbiamo un sito internet dove mettiamo a disposizione il materiale che abbiamo condiviso su cosa facciamo noi e come lo facciamo e quali indicazioni diamo. Condividiamo i dati della nostra attività. Vi ho già detto che noi circa ogni anno, negli ultimi anni, tra 150 e circa 200 nuovi casi di patologia amianto correlata, per fortuna in maggioranza placche o spessimenti pleurici, li troviamo. Ma anche, purtroppo, troviamo le patologie neoplastiche. E qui si tratta di dare precise informazioni alle persone, ai loro familiari, facendo una corretta raccolta dei dati anamnestici, in loco, dei dati clinico-sanitari, ci aiutano tutte le specialità, la radiologia, penso alla pneumologia e le biopsie del dottor Vassallo in questo momento, altre realtà che si fanno a Trieste, e compiliamo in presenza della persona, dei suoi familiari, certificati per segnalare correttamente il caso. Abbiamo visto che segnare correttamente il caso vuol dire avere, questo ce lo dicono i dati, una precisa, puntuale riconoscimento da parte dell'INAIL. Molto spesso i casi che vengono respinti, poi andiamo a rivalutarli e scopriamo che mancava qualcosa. Non entro nella discussione che adesso verrà fatta con l'INAIL per cercare di migliorare anche questi aspetti, perché spiace non vedere riconosciuti dei casi per la mancanza di un foglio di carta, e non per motivi seri, ma questo è una cosa su cui faremo sicuramente degli sforzi per migliorare. Basta, io credo di aver detto in pochi minuti tutto ciò che principalmente è Falcroa. Alle persone posso dire una cosa, che la prevenzione va fatta. Il fatto di rinviare la prevenzione fa sì che riconoscimenti tardivi abbiano minor possibilità di diventare utili ai fini di una tutela della loro salute. E così concludo. Grazie mille Paolo. Ringrazio tutti per questo prezioso intervento, quindi ringrazio il professor Negro, ringrazio il dottor Vassallo e il dottor Barbina.
e ai nostri telespettatori e ai nostri followers di Facebook ed altri social. Invito per venerdì 30 aprile, sempre alle ore 18, con un intervento del professor Niccolò De Manzini e del dottor Luigi Eros Torricelli, dal titolo Tumori colorettali, stili di vita, prevenzione e cure. Vi aspetto a presto. Buona serata a tutti.